Al primo posto Remo Rapino, Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio. Remo Rapino, Vita, Morte e Miracoli di Liborio Bonfiglio. E Remo Rapino, 68 anni, professore di filosofia, nato a Casalanguida in provincia di Chieti e residente a Lanciano, ad aggiudicarsi a sorpresa la 58esima edizione del premio Campiello 2020 con il testo Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, edito da Minimum Fax e suo secondo romanzo. Lo scrittore abruzzese ha conquistato tutti, dal pubblico alla critica, vincendo con 92 voti su 264 espressi dalla giuria dei lettori anonimi. Personaggio immaginario, ma i fatti sono reali. La vita di Liborio dal 1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, quando si prepara ad uscire di scena, è fatta di perdite, dalla madre e del nonno che lo hanno cresciuto, dalla scuola che avrebbe voluto frequentare oltre le elementari, ma resta il libro cuore da cui non si separa mai, dell'unica donna che amava. Ed è un'esistenza mai rassegnata, segnata da battaglie, dal lavoro in fabbrica al manicomio, al carcere, fino alla solitudine della vecchiaia in un piccolo paese non identificato del sud. La storia di Liborio non avrà nessun seguito, è unica e resta così. Sto pensando a un nuovo libro, ma è ancora presto, commenta Rapino. Per Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio ci sono proposte per riduzioni teatrali e interesse per farne un film, e il libro si presterebbe anche a un docufilm, ma non c'è nulla di concreto al momento. Nei panni di Liborio vedrei bene Leo Gullotta, chiude il vincitore del Campiello 2020. Remo Rapino è il quarto abruzzese a vincere il premio Campiello, dopo Ignazio Silone, Mario Pomiglio e Donatella Di Pietrantonio.